Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. 11:40 minuti, ma ha mandato anche la prima pagina, non succedeva da un mese. Direttore di TS del Domani dello Sport, Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stai? Abbastanza bene, tu? Molto bene, grazie. Allora, capitolo importante, si va dal calcio, dal campo alla persona, all'uomo. Ha parlato Daniele De Rossi e ha detto una cosa molto molto forte. A Roma, nella sua città, vivo tra le calunnie, che sono molto peggio delle spiate. Dice, chi calunnia è molto peggio di chi fa la spia. Che opinione hai rispetto alle parole di Daniele De Rossi? Partire da qui, se sei d'accordo. Ovviamente se hai un intro tua, vai tranquillamente a ruota libera, se no io partirei da qui. Partiamo da qua, perché chiaramente sono le dichiarazioni più importanti di questo lunedì, insomma, della giornata di sportiva vissuta ieri. E De Rossi non è nuovo a essere nazionale, e soprattutto trova, lo ha detto anche poi nella stessa intervista, trova nell'ambito della nazionale l'alveo per lui migliore per potersi esprimere al meglio sul rettangolo di gioco, ma anche per potersi esprimere poi davanti ai microfoni e taccuini fuori dal rettangolo di gioco. Da parte, a me questo un po' dispiace, perché magari avrei preferito che De Rossi, proprio terminata la stagione, quindi espletata anche la finale di Coppa Italia, drammatica per la Roma, persa in quel modo, magari avesse trovato il coraggio di fare una conferenza stampa a Trigoria, oppure addirittura parlare nel post partita e poi spiegare magari la sua stagione, spiegare le sue ragioni soprattutto. Invece insomma lo trovo più facile farlo in nazionale. Da una parte è comprensibile, perché lui dice: a Roma trovo un ambiente che mi aspetta col fucile spianato, con tutte queste pecette che ti attaccano addosso. Io provo a fare l'avvocato delle due parti, cioè De Rossi da una parte ha ragione, perché questa è una città che affibbia spesso e volentieri delle etichette. Delle etichette che poi sono difficilissime da togliere, no? Perché basta una mezza verità, ma raccontata tante volte. Questo tra l'altro è un assunto storico, insomma. Goebbels ne faceva una sua bandiera proprio di questa deviazione di quella che era la comunicazione, no? Basta una mezza verità, ma raccontata tante volte diventa per farla diventare una verità assoluta, e proprio immutabile, un dogma. Il peso della smentita è 100 volte inferiore rispetto al peso della notizia. Ma è quello che viene nei giornali, no? Nei giornali basta poco per essere infangati, poi in realtà una smentita da parte anche dello stesso giornale viene pubblicata sempre in piccolo, nelle pagine interne. E questo è un aspetto che chiaramente da una parte dà ragione a Daniele Rossi. L'altro aspetto che invece gli dà un po' meno ragione è il fatto che poi non tutti sono colpiti da queste situazioni. Faccio un esempio, anzi due: Francesco Totti e Simone Perrotta. Cioè, sono due giocatori che non hanno mai avuto problemi non soltanto con la stampa, ma con le dicerie di città. Immaginate uno come Simone Perrotta, no? A un certo punto c'è stata una fase in cui anche ha giocato male, in alcune situazioni ha ricordato molto Damiano Tommasi, no? C'era la curva che gli cantava: gioca bene, gioca male, lo vogliamo in nazionale. Però poi a volte Damiano Tommasi qualche volta stentava, poi in nazionale anche lui giocava bene. Cioè, Simone Perrotta ha passato qualche stagione in cui magari c'era qualcuno che mugugnava perché non aveva i piedi proprio da brasiliano. In realtà è un giocatore straordinario. Su Simone Perrotta non si è mai sentita una mezza parola volare in tutto l'interno dell'accordo lunare. Quindi questo per dire che alle volte sì, va bene, è vero, l'ambiente conta perché ti attacca delle etichette infamanti. Però se sei al di sopra di ogni sospetto, se sei assolutamente irreprensibile, e faccio l'esempio appunto di Francesco Totti e Simone Perrotta, nessuno ti può attaccare le etichette. È impossibile. Ci sono quei giocatori che risultano proprio assolutamente inattaccati. Sapete, ci sono delle icone nel nostro calcio, no? Uno è Gaetano Scirea, cioè uno che sta nell'Olimpo, proprio sta lì seduto e dall'alto guarda tutti quanti, perché è un giocatore pazzesco, era davvero un esempio. E quando si dice che sono i migliori che se ne vanno, insomma, certe volte è proprio vero, perché Gaetano Scirea era un mostro, un esempio di comportamento. Giocatori così, ma che gli vuoi dire, non avranno mai un'etichetta addosso. Per cui forse su quello De Rossi deve interrogarsi in qualche modo, magari qualche comportamento sbagliato, magari qualche errore anche suo nella vita privata. Cioè,
sono cose che sa lui, per carità, però... Ma con chi ce l'ha, secondo te? Perché comunque anche... con la stampa, ce l'ha con le radio, ce l'ha con l'ambiente, ma ce l'ha con su i tifosi, cosa? Sì, cioè, quali poi... sono, quali sarebbero queste... La calunnia è quando si dice una cosa non vera di una persona infangandola. Quali ma sono queste... Le diserie che lui sente dire in giro sono quelle che noi sentiamo tra le radio, quando magari andiamo al bar a prendere un cappuccino e il barista ci parla di Roma e magari ci chiede... se sappiamo perché quel giocatore ha fatto tardi la sera, eccetera, perché sono le voci che poi si rincorrono la città, no? È facile dire, ah, io l'ho visto alle 4 di notte, io l'ho visto alle 3, c'erano 8 giocatori. Io posso dirvi che personalmente nella Roma degli anni 90, quando c'erano i Giannini, i Desideri, persino i Tempestilli, io l'ho incontrati, ripeto, personalmente alle 4 e mezzo di notte in una discoteca di Fregene di venerdì. No, la partita si giocava di domenica. Ma io però dico... all'epoca è chiaro che c'era magari un minore cassa di risonanza, perché erano a metà degli anni 90, quindi non c'erano tutte le radio che ci sono oggi, e quindi no, poi magari... No, dico, Carlo, cioè, la calunnia è proprio il termine, ha comunque un significato particolare, quindi se, non so, per dire, De Rossi è stato avvistato nei locali a divertirsi, quale ragazzo di ormai 30 anni, non fa nulla di male, peraltro, no, anche male, fosse... Ma infatti è tutto legato poi a quello che rimetto sul campo. No? Allora, no, cioè... quello che io dico è, se lui considera questa una calunnia, forse, nel senso, magari, non so, inconsciamente pensa di non aver dato il massimo, ecco, perché lui non ha fatto niente, è come fosse un atteggiamento forse eccessivamente vittimistico, anche perché Daniele De Rossi, soprattutto l'uomo, io sento solamente, non lo so, il mio bacino magari è limitato, ma io a partire da noi, insomma, finché si può proteggere, si è protetto in qualsiasi vedi, modo, credo. Vedi, Flavio, è proprio lì il discorso, perché lo spartiacco è quello, no? Perché io faccio questo esempio, tanto ormai è caduto in prescrizione, lo possiamo dire. In una discoteca di Fregene quella notte c'erano Peppe Giannini, Ciccio Desideri, Tempestilli, ed erano effettivamente le 4 e mezzo del mattino, la Roma giocava da lì a 48 ore, giocava la domenica, però poi sul campo davano tutto. Rudy Feller, lo sappiamo tutti, anche quello ormai è caduto in prescrizione, chiudeva i locali di Roma, tant'è vero che poi a Roma ha trovato la sua compagna attuale, perché a un certo punto nel suo preliminare per locali ha trovato una splendida ragazza e quindi... si è davvero accasato interrompendo il precedente matrimonio, però sul campo Rudy Feller faceva i grossi e se ne andava a prendere di testa. No, cioè, infatti non fa so. La differenza quello, perché alla fine ti perdonano tutto. Se tu sei Ronaldinho e giochi da Ronaldinho nell'epoca d'oro di Ronaldinho, ti perdonano anche il fatto che chiudi tutti quanti i locali di Barcellona. Ma se tu non giochi da top player, è chiaro che la gente non ti perdona più niente. Ma quello è normale, cioè è la cartina tornasole, dipende tutto da lì. Io credo che Daniele De Rossi faccia bene a dire quello che ha detto, se sentite dire quello, però manca sempre poi quella sorta di autocritica vera ed efficace, perché lui dice, ah, io in nazionale gioco meglio, ma grazie, c'hai Pirlo e Marchisi accanto, come fa a giocare peggio? Cioè io credo che tutti quanti, se a un certo punto dicono, ma io con Xavi Iniesta gioco meglio che con Bradley e Taxidis, ma ci vuole poco. Chiaramente il merito però è di Xavi Iniesta, così come è di Pirlo e Marchisi. Poi per carità, è vero, De Rossi in nazionale gioca molto meglio, è più sereno, più tranquillo, può essere anche che l'ambiente di Roma gli metta troppe pressioni, sicuramente il suo rapporto con Roma in questo momento è abbastanza deteriorato. A chi gli tira la giacchetta per dire, ma forse andando all'estero avrebbe più tranquillità, io dico, ha ragione sicuramente, perché poi ricostruire un rapporto del genere lo puoi fare con una grande stagione, passa tutto attraverso il campo, certo. Esatto, passa tutto io quanto dico, attraverso il campo. La calunnia è una cosa brutta, cioè forse una delle cose, quindi... Nel senso, ma perché la calunnia di questo tipo, cioè il chiudere i locali, eccetera, sono cose risibili, nel senso che c'è passato appunto Rudy Feller. È chiaro che se non ci fai mai nei locali, oppure se sei molto discreto, sei molto furbo e intelligente, non ti arriveranno mai queste voci. Io in questo caso dico, cioè è molto forte utilizzato da De Rossi, non nei suoi confronti, cioè è molto forte che lui abbia utilizzato questa parola per descrivere un atteggiamento che la gente dovrebbe aver tenuto nei suoi confronti. Cioè io non vedo questo, proprio per quanto tu stai dicendo, e proprio perché noi abbiamo giudicato spesso il campo, e molti hanno giudicato spesso il campo, e di calcio comunque ne abbiamo visto. Io ho visto l'altro giorno su ESPN Classics un Roma-Juventus 4-0, quello del Totti a Tudor, gli fa zitto 4 a casa. De Rossi, che entra nel secondo tempo, aveva due zampette che si muovevano alla velocità della luce. Era un altro giocatore, correva tantissimo. E io nessuno mi può dire, non è una calunnia se io dico che il giocatore che vedo è diverso. Cioè lui teneva tutto il campo in orizzontale, teneva tutto. Il giocatore che vediamo è diverso, forse è diversa anche la sua costituzione fisica, e quindi chiaramente essendo un po' appesantito non è più il giocatore di una volta. Però si è sempre detto, a 28 anni il giocatore raggiunge la sua massima maturità.
Ieri è capitato che vedessi Roma Channel per rivedermi ancora una volta l'arrivo di Rudy Garcia a Trigoria. Facevano vedere le immagini del 17 giugno, ovviamente, sì. Ma facevano vedere anche le immagini del secondo scudetto. E io ho visto un signore di 28 anni straordinario, con numero 5, perché magari qualcuno a Roma si dimentica che a centrocampo ci ha giocato gente come Paolo Roberto Falcao, che a 28 anni faceva delle cose pazzesche, pazzesche, ed era più forte a 28 che a 24, perché ovviamente ha raggiunto la maturità, quindi di cervello, e le gambe che ovviamente erano sempre le stesse. Certo. Questo per dire che non è necessario imbolsirsi oppure arretrare il proprio raggio d'azione o circoscriverlo. Purtroppo Daniele Rossi, tatticamente, agonisticamente, negli ultimi anni ha avuto un'involuzione. Se lo sposti di 20 metri diventa un giocatore che mal digerisce la posizione. Se lo porti sull'estrema, ti ricorderai peraltro una partita in cui lui fece un'azione che portò la Roma ad un gol partendo da un fallo laterale sotto la Montemario, sì, con dribbling. Sì, sì. Fantastico, quindi è un giocatore che, avendo giocato di punta da giovane, ha anche le qualità per giocare. Insomma, come no, si è procurato anche un calcio di rigore quest'anno con, esatto, la percussione. Quindi comunque le qualità ce l'ha, però poi lui negli ultimi 3 anni ha giocato in una sorta di mattonella con un diametro di 25 metri e quello è stato tutto il suo raggio d'azione. È chiaro che allora... Che se lo fa Pirlo, dici Pirlo gioca in una mattonella ma ti sì, mette ma la palla... Pirlo lo fa a 33 anni però. No, beh, ma poi dico Pirlo comunque giocando in una mattonella ti mette poi la palla, cioè fa viaggiare la palla, invece di Rossi sbaglia, segna chiaramente su punizione, ti crea le punizioni, perché poi Pirlo è anche uno che prende le punizioni al limite, perché nel momento in cui avanza un po' il suo raggio d'azione, quindi prende quei 15-20 metri in più e salta un avversario, quello lì che arriva anche Josef Guardiola giocava in un quadratino, però viaggiava la palla, insomma passava per lui, durava mezzo secondo e poi la palla te la ritrovavi a 50 metri, però il problema è che queste non sembrano le caratteristiche del calciatore, non è un regista la forza di De Rossi è sempre stata la completezza, io credo, cioè garantire un po' tutto. Sull'aspetto della vita privata nessuno di noi è legittimato ovviamente a parlare. Bravo, e soltanto De Rossi può analizzare quello che è la sua vita privata e il suo essere professionista. Sul rettangolo di gioco sono legittimati a parlare tutti i tifosi ovviamente. E io credo che forse su quello che avviene sul rettangolo di gioco De Rossi sia poco obiettivo con se stesso. E magari dovrebbe rivedersi le partite, perché lui dice io spesso e volentieri esco migliore dal campo in nazionale. Sì, però in realtà la nazionale gioca 5 volte all'anno e ripeto, accanto c'hai Pirlo e Marchisio, che comunque un Montolivo, che comunque sono giocatori ovviamente di livello. Nella Roma dovrebbe essere lui il faro, e allora forse c'è un deficit di personalità e di caratteristiche tecniche da parte di De Rossi, che però poi l'assunto è granitico, non ne fanno un top player, è tutto lì il problema, perché se l'ingaggio da top player, ma quando poi sei chiamato a fare il condottiere del top player non sei in grado di farlo, non sei un top player. E questa non può essere considerata una calunnia. Non è una calunnia, questa è ragionata ecco, fanno i tifosi, semplicemente. Per quello dico, è abbastanza... La strada fa questo ragionamento. Ecco, io quello dico, è abbastanza offensivo nei confronti anche dei sostenitori della Roma, sentirsi magari, cioè se è a questo che si riferisce, se è a questo tipo di critiche, credo sia offensivo per comunque dei tifosi che non gli hanno mai fatto mancare il supporto e che appunto magari facendo un ragionamento tecnico dicono cavolo sei... Ma poi oltre all'ingaggio, t'abbiamo visto top player, cioè non è che... Io ripeto, ieri ho le lacrime agli occhi, nel senso che Falcao ce l'ho scolpito nella mente, perché quella Roma la vivevo da tifoso, la vivevo ogni domenica. Poi rivederla a distanza di tanti anni, adesso sono scherzo un pochettino, cioè vedere che quel ruolo è occupato da uno come Taxidis, veramente ti fa ribollire il sangue. Fa male. Cioè fa male veramente, perché in realtà è un bravissimo ragazzo, secondo me la Roma ci sta bene, la rosa della Roma, magari come titolare è meglio di no. Però vedere Bradley che occupa più o meno una porzione di campo che era quella occupata da Paolo Roberto Falcao, veramente è un colpo al cuore, cioè... Ti fa davvero male, perché dici ma com'è possibile, non è lo stesso sport, cioè è come vedere Michael Jordan e poi vedi uno che fa passi ogni 3 palleggi nel basket, cioè. Lui fa un discorso del tipo con l'Italia è vero, a volte sono spesso il migliore, con la Roma faccio una partita bene, una meno bene, e il fatto è che lui era top player anche per il fatto che aveva un rendimento impressionante, cioè De Rossi non è che la diceria è non gioca da 3 anni, non gioca da 2 anni, non è quello, è che fino a Spalletti, per capirci, De Rossi non prendeva meno di 6,5 neanche a cannonate, cioè era minimo 6,5 ma fisso, cioè tu sapevi
che Daniele De Rossi avrebbe, era la garanzia del rendimento minimo. In questo era top player. È la stessa cosa che rende, secondo me, Totti unico e il più forte della storia da questo punto di vista, perché il suo rendimento non è mai calato nella lunghezza. Beh, era la lunghezza che... Cioè, vogliamo dare il paragone irriverente, perché ovviamente di Totti ce n'è uno. Parliamo di Falcao, parliamo di Francesco Totti, cioè giocatori che nella Roma arrivano ogni 20 anni. Facciamo un esempio con Simone Perrotta, cioè, ripeto, un altro campione del mondo il cui rendimento, Simone, quando scende in campo meno di 7.000 non prende. Sì. Perché Simone Perrotta è un giocatore straordinario, sì, che supplisce poi, me, è chiaro, non ha i piedi di Ronaldinho, ma supplisce poi con la grinta, con la determinazione, con la corsa, con la verve, con la testa, con tutto. Per cui anche Simone Perrotta è uno, io non gli ho mai visto prendere 4 a Simone Perrotta, mai. È un giocatore straordinario, quanto ha fatto le fortune della squadra di Spalletti poi lo sappiamo perfettamente. E quindi allora vedi che gli esempi poi ci sono, e soprattutto Simone Perrotta è uno che non ha mai detto mezza parola fuori posto. E Simone Perrotta è uno che purtroppo si troverà tra un mese fuori da questa squadra. E questa forse è la cosa che fa male di più. Però non gli sentiamo fare interviste parlando di cattiva stampa oppure di dicerie, perché a lui non riguarda proprio questa situazione. Ecco perché fa un po' più male sentire dall'entourage nazionale, insomma dall'ambiente nazionale, le dichiarazioni di Rossi. Sì, che poi sembra sempre un po', ripeto, cioè parla pochissimo, lui lo ribadisce questo fatto qua, e ogni volta che parla sembra, cioè parte da lui questo fatto che si senta un po' fuori dal coro, e questo, cioè, tutto quello di cui la Roma non ha bisogno, sinceramente, insomma, sentiamo da ragazzi come Florenzi comunque delle dichiarazioni del tipo andiamo avanti tutti insieme, testa bassa, lavorare, cioè la Roma ha fatto una stagione imbarazzante, quindi no, ma, prima ripeto, delle calunnie, delle cose sul personale... Dire che ne so, magari scusate ragazzi, io sono il top player, quindi nel caso sono quello che lo rappresenta di più, scusate per sta stagione imbarazzante, esatto, guarda, per primo mi ci metto inizio, io. No? Ecco, ti ricorderai però, Flavio, le dichiarazioni anche di De Rossi, io continuo a dire la stagione di Zeman si è finita lì, è finita lì. E anche lì non sono stato d'accordo, perché per le ideologie, siccome il calcio è anche fatto di ideologie, le ricordo brevemente io, scusate, ho interrotto Carlo, contro la Juventus è una crociata, sportiva, da avversari, ma la Juventus incarna tutto il calcio che il tifoso romanista non vuole, non vorrà mai, ecco, quindi è una crociata con la Juve, sportivamente parlando. E per quello appunto dico che quelle dichiarazioni su non si può giocare così, eccetera, e non è la partita che non è una crociata, furono disgreganti per lo spogliatoio, ma io ne ricordo altre, cioè quando lui disse a Trigoria ci sono i papponi, quelle sono dichiarazioni talmente forti che coinvolgono i dirigenti, lo staff tecnico, l'ambiente di Trigoria, l'ambiente mediatico, poi della stampa che c'è, o delle radio o delle TV che ci sono come contorno in questa città di Roma. Non si possono lanciare i sassi in questo modo e poi pensare che vada bene tutto, perché o vengono argomentate queste tesi e vengono circostanziate con delle prove, con dei fatti, con delle situazioni, oppure è meglio star zitti ed evitare dichiarazioni che tanto poi sono dei boomerang veri e propri che arrivano dopo qualche mese o qualche anno. Sì, nel senso proprio dal punto di vista del master plan, del progetto visto da più ampio raggio, è completamente fuori tempo, fuori luogo, fuori tutto, cioè la Roma è a pezzi. E quindi in questo momento d'accordo, cioè sei in nazionale, parla di questa splendida esperienza, cioè il tifoso della Roma è, non so come dire, è colpito in ogni punto del corpo. Che qualcuno si possa anche sentire, non so, causa, perché il tifoso magari si dice ma che cavolo, ma che deve, magari sono stato io che quella volta l'ho fischiato, quindi poi gli vengono pure i sensi di colpa, no? A sentire una cosa del genere, ma porca miseria! Hai detto bene, sono situazioni che possono anche spaccare una tifoseria, perché noi vediamo interventi poi su Facebook o li leggiamo poi magari su gli interventi. E che non la, ma come non la spaccano? Ma la spaccano, due partiti, no? Ma la spaccano, ma certo che la spaccano. Partiti, i pro De Rossi, quelli che lo vorrebbero vendere anche a 15 milioni perché tanto ormai De Rossi è questo, eccetera, eccetera. E queste sono sempre cose deleterie, perché secondo me in un ambiente come quello giallorosso sono davvero, è come mettere una miccia accesa proprio in cima a un bidone di dinamite. Io penso davvero che si dovrebbero rendere conto, De Rossi per De Rossi è più difficile perché magari è nazionale della stagione che è appena finita, cioè ti dovrebbe bruciare, dovresti stare a pensare solamente al 26 maggio, ancora oggi, ancora anche se hai giocato al Maracanã, a quello che è successo il 26 maggio, e non preoccuparti di sfogarti delle calunnie, non lo so, sei il giocatore più rappresentativo dopo Totti, più di Totti per quanto riguarda l'ingaggio, e abbiamo fatto una stagione imbarazzante, non so. Ma io ci aggiungo anche un altro aspetto, no? Anche una dichiarazione che può essere passata così sotto traccia, quando lui ha detto non conosco Rudy Garcia, mi piace perché assomiglia a Luis Enrique che è il numero uno. Perfetto, tu
tutto questo appoggio a Luis Enrique, innanzitutto 2 anni fa non gli arrivò da parte dei giocatori, perché poi sì, tutti a parole a dire ah, che bello il gioco Luis Enrique, poi in realtà la squadra faceva forse la metà di quello che diceva il tecnico asturiano, ma al di là di quello, sì, non è comunque una dichiarazione positiva. De Rossi ha avuto gente come Capello, Lippi, Spalletti, Ranieri, Zeman. Per carità, ognuno può avere le preferenze che vuole, no? E quindi esprimere poi dei giudizi, delle classifiche e tutto quanto. Però poi alla fine è sempre comunque rischioso, bisogna sempre stare a ponderare le parole. Ma no, questo non voglio dire che il calcio è per gli ipocriti, eh? Perché poi magari ci piacciono anche quelli che dicono le cose fuori dai tempi. C'è anche Balotelli, se dice le cose, certo, schiettamente, senza filtro. Per cui sarebbe brutto un calcio di tanti Guidolin. Scusate, faccio l'esempio dell'allenatore Udinese, però è uno che poi alla fine fa sempre 0-0 con le sue dichiarazioni. Però bisogna anche fare attenzione a quello che si dice, perché sì, poi comunque le ripercussioni ci possono essere. Quello dimostra che poi De Rossi, dicendo queste cose, ogni volta che c'è un allenatore nuovo gli comincia a fare la tara, mentre invece ogni allenatore nuovo di De Rossi dovrebbe essere il numero uno, perché per i tifosi della Roma, ogni giocatore della Roma, a prescindere, dovrebbe essere così, è il numero uno, soltanto perché indossa con la maglia. Certo, il tuo allenatore poi dà il suo giudizio, ma sì, a prescindere, ogni allenatore che arriva deve essere il numero uno, e deve essere lo stesso anche con Zeman, per esempio. Mm-hmm. Ma per De Rossi non è stato così. Va bene, Carlo, siamo a 12:01, grazie davvero. Ah no, devo prendere, aspetta, no, fermate, grande, esatto, grande Matteo che mi dà. Buongiorno a Matteo Minicucci, anche dall'altra parte del vetro, il tempo di aprire la mail, perché sennò poi giustamente mi ci mandi, una volta che me l'hai mandata, no, la pagina ITS, poi non la leggiamo, comunque intanto dico che è in edicola. Scusa, semplicemente per parlare della finale di questo pomeriggio, mi raccomando, ore 18, Bra, vedi che noi ci siamo soffermati sul gossip, mannaggia a me, perché poi la Roma... Italia voglia di stupire, questo è il titolo, con un Ciro Immobile ritratto la bella, come il bello l'effetto grafico, solamente l'azzurro che viene quasi instagrammato, mi viene da dire. Europea Under 21 questo pomeriggio, attesa la finale degli azzurrini, Davis Mangia, la Super Spagna favorita assoluta, Ciro Immobile e company possono comunque far incassare le giovani furiorosse il loro primo gol al passivo di tutta la manifestazione. Non ne hanno preso ancora uno in questa fase. Pronostico? Pronostico a favore della Spagna, però gol, nel senso che alla fine andiamoli a fare un gol, mettiamoli paura. Dai. Ragazzi, quella della Spagna, a parte sul campione d'Europa, ma è una squadra pazzesca. È cioè, tanta roba. Su 11 che partono titolari, almeno 8 hanno giocato una partita di Champions. Tanta I nostri, tutta la difesa azzurra gioca in Serie B. Tanta roba. TS ne dico, il domani dello sport. Carlo Lazzotti ne è il direttore. Ti salutiamo e domani commentiamo. Saremo all'ante. All'ante che? All'ante mezzo, come si dice? A un passo dalla conferenza di presentazione di Rudy Garcia, o Garcia, che noi chiamiamo Rudy. Giovedì avremo da parlare, eh? Sì, avremo. Comunque intanto ci sentiamo domani. No. Ciao.